Francesco Azzurruike, ingegnere nato a Catania da genitori nigeriani emigrati in Italia negli anni 70, ha scritto un libro che smonta i tanti pregiudizi che permangono contro gli stranieri. Negro, edito da PM. Il sottotitolo dice La verità che non potete fare a meno di noi. Già al primo capitolo considero gli aspetti dal punto di vista prettamente economici, quindi cito i dati Istat dove si dice che gli immigrati con il loro lavoro sono riusciti a versare circa 7 miliardi di euro, 7 miliardi di euro. E di questi 7 miliardi, 7-8 miliardi hanno ricevuto una controparte che è circa la metà, e quindi sono riusciti a far crescere questo paese e quindi al PIL. Molti immigrati fanno dei lavori che in questo momento gli italiani non vogliono fare, sia perché diciamo che l'immigrato in genere si accontenta di fare dei lavori semplicemente manuali e magari anche più umili, e anche perché fanno praticamente dei lavori che tendenzialmente hanno una retribuzione lorda o una retribuzione annua inferiore a molti magari lavori di ufficio. Quale fra i tanti pregiudizi contro gli stranieri le dà più fastidio? Di sicuro quello dove si considera che gli immigrati sono tutti violenti oppure che stuprano le donne. Grazie a Dio, a me non è mai successo niente, non sono mai stato accusato di niente, però è successo anche una volta che ero in un locale con una mia amica, e lei è bionda con occhi azzurri, un ragazzo si sentì in dovere di venire come in suo soccorso, come se fosse contro la sua volontà assieme a me. Lei ha sposato una donna italiana, ha due figli, ha mai avuto problemi? Non abbiamo mai avuto grandi problemi, però ogni tanto ci capita di sentire dei commenti delle persone che passano, oppure ci rivolgono delle domande un po' strane a mia figlia, chiedendo a mia figlia mulatta, le chiedono come se brava a parlare italiano. Lei in questo momento è piccola, non riesce a capire il perché di queste domande, però lei sorridendo dice perché, come dovrei parlare? Suo padre è medico, sua madre è infermiera. Loro hanno mai avuto problemi sul lavoro? Razzismo, discriminazione oppure si è avuto la paura in base all'etnia dei miei genitori della loro non competenza. Mia madre, infermiera, si trovò una volta in un ospedale con una paziente che le chiese se era in grado di fare il suo lavoro. Mia madre è una persona molto allegra e ne venne fuori dalla situazione un po' imbarazzante per lei, dicendogli gioiosamente che la signora sarebbe stata la sua prima paziente, sarebbe stata la sua cavia. E invece per mio padre capitò che una volta gli fu chiesto di uscire dalla sala perché la paziente preferiva non avere un medico africano all'interno dell'equipe. Immagino che lei sia d'accordo sullo Ius Soli. Sono favorevole agli Ius Soli perché ho vissuto questa specie di discriminazione sulla mia pelle. Io penso che le persone che nascono in Italia, che fanno tutto il percorso di studio, non hanno bisogno di aspettare 18 anni, perché si è italiani perché si vive in Italia e si sta con tutti gli altri ragazzi. Quindi il fatto che io mi sentivo italiano, ma in realtà fino a 18 anni per lo Stato ero un immigrato. Quindi considerando che il carattere, la personalità dei ragazzi si forma proprio penso, tra i 12 e i 16 anni, parlo per me, io sentivo come una grande ingiustizia essere considerato diverso dagli altri. In definitiva, l'Italia è un paese razzista o no? Il mio libro l'ho scritto proprio contro le generalizzazioni, e generalizzare dicendo che l'Italia è un paese razzista non lo trovo giusto, considerando che molti dei miei amici, principalmente dei miei amici, sono tutti italiani, e quindi se dovessi dire di sì sarebbe una grandissima ingiustizia nei loro confronti. Però questo non toglie che ci sono delle persone che sono razziste, quindi l'Italia non è un paese razzista, ma purtroppo ci sono delle persone che lo sono, e sembra quasi che sono molto orgogliosi di esserlo.